Soprattutto partendo dal risultato del 4 marzo, delle elezioni del 4 marzo, che sono stati prima di tutto uno schiaffo al vecchio modo di fare politica. Io credo fermamente nel fatto che gli italiani abbiano dato un grande segnale il 4 marzo e quel segnale vada colto. È stato un voto post-ideologico, un voto in cui non c'entrano niente più destra e sinistra, è stato un voto, quello del 32,5% tributato al Movimento 5 Stelle, su un programma che non è mai stato estremista. L'individuazione delle figure di garanzia alla presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica non devono essere collegate a alleanze di governo o dinamiche di governo, perché per noi quelle sono delle figure di garanzia che riguardano il Parlamento, ed è sul Parlamento che noi pensiamo si debba riscoprire, si debbano ritrovare le forze politiche nel discutere di temi. Quindi per noi l'elezione dei presidenti della Camera e del Senato sarà un'elezione di figure di garanzia che nulla hanno a che vedere con quelle che poi saranno tutte le consultazioni, le procedure istituzionali che ci potranno portare al governo del Paese. Io chiedo responsabilità a tutte le forze politiche, perché il debito pubblico, la precarietà, la disoccupazione, tutti i problemi legati alla tassazione delle imprese, alla disoccupazione giovanile, non aspettano le liti di partito. Noi dobbiamo liberare l'Italia da quelle che sono le dinamiche di potere interne alle forze politiche e cominciare a mettere al centro le questioni degli italiani, anche perché è stato dato un grande segnale a queste elezioni. E se le forze politiche non hanno compreso questo segnale, forse hanno bisogno di un segnale ancora più forte, forse stanno chiedendo di tornare a votare. Questo a noi non spaventa. Se hanno bisogno di un segnale ancora più forte, credo che gli italiani saranno ben lieti di dargli un segnale ancora più forte. Come ho detto già prima, non siamo disponibili a immaginare una squadra di governo, un governo diverso da quello che la volontà popolare ha espresso col 32,5%. Io faccio presente una cosa qui, che la seconda forza politica è a oltre 10 punti da noi, la terza forza politica a quasi 15 punti da noi. C'è stata una grande espressione e investitura nei confronti di una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che veniva considerata di opposizione e invece oggi è proiettata al governo. E in passato gli appelli alla responsabilità venivano fatti a parti inverse. Io chiedo responsabilità a quelle forze politiche che con un governo a guida Movimento 5 Stelle potranno vedere realizzate finalmente delle misure di cui si è tanto parlato anche negli ultimi 5 anni, ma che non sono mai state realizzate. Vorrei veramente vedere i segretari, i presidenti di partito avanzare delle proposte per gli italiani. Cominciamo da quello, anziché parlare sempre delle solite dinamiche di potere interne o governative. Io credo molto nel dialogo, ma soprattutto nella presenza, perché mentre alcuni parlamenti europei hanno a Bruxelles anche 45 funzionari per difendere gli interessi della propria economia, noi come Parlamento italiano ne abbiamo 2 e uno, se non sbaglio, sta per andare in pensione. Quindi abbiamo bisogno prima di tutto di schierarla la squadra in campo per vincere una partita. E su questo abbiamo tanto da fare anche con il nostro corpo diplomatico, che è uno dei migliori al mondo, con i nostri funzionari e in generale cominciare a portare avanti una cultura economica in Italia che sia espansiva, ma con l'obiettivo di ridurre il debito, perché altrimenti tutte quelle che sono le nostre misure economiche che tendono a ridurre il rapporto e anche il debito, i rapporti che ci sono intorno al debito, andrebbero soltanto alimentate con tagli
Invece la nostra idea è tagliare quello che non serve, ma fare anche dei grandi investimenti in misure espansive che ci consentano di avere un gettito per ripagare il debito pubblico. Noi abbiamo come paese un grande deficit politico, che è quello di non esserci stati sui grandi dossier come si doveva, a partire dai funzionari che dovevano rappresentare il paese quando si stavano scrivendo delle norme importanti, dei trattati importanti, e che mancavano, ma non per colpa dei funzionari, perché non c'era una decisione, una sensibilità politica nel mandare le persone giuste a contrattare i grandi temi che riguardavano la nostra economia. Ma i temi nostri li conoscete, sono quelli su cui abbiamo ottenuto 11 milioni di voti. Oggi io chiedo agli altri di portare i propri temi e di discuterne insieme sui temi. E quella la risposta alla sua domanda potrò darla dopo aver ascoltato sui temi gli altri, che per ora non si vedono. Questo è il problema. Guardi, questi temi qui sono già dei passaggi successivi ad un'interlocuzione. Adesso io aspetto prima di tutto un'interlocuzione. Lunedì 5 marzo ho detto siamo disponibili al dialogo sui temi. Da lunedì 5 marzo vedo le forze politiche discutere di loro questioni interne. Si facciano avanti, poi individueremo anche il metodo con cui sancire quali debbano essere i cambiamenti da apportare all'Italia e quindi anche come legittimarli. Siamo l'unica forza che in queste elezioni rappresenta con il 32,5% dei consensi tutto il territorio nazionale, perché i problemi ci sono su tutto il territorio nazionale. I ponti crollano anche sul Po in Lombardia, non crollano soltanto in Sicilia. La corruzione l'abbiamo vista sia in aree del nord, come casi, inchieste su infiltrazioni della malavita, su voto di scambio, e sia in aree del sud. Deve essere ben chiaro questo, perché noi ci stiamo candidando a governare, nel senso che stiamo chiedendo di andare al governo del paese, perché a differenza di altri che sono forze territoriali, noi abbiamo un'estensione a livello nazionale, che il numero di persone che sono coinvolte nell'emergenza povertà richiede un intervento immediato, e le persone che oggi perdono il posto di lavoro, le persone che sono in condizioni di povertà assoluto relativa in Italia non possono più aspettare le diatribe di partito. Quindi si muovano e diano un segnale chiaro su cosa vogliono fare per l'Italia. Noi sui temi ci siamo.